perché stasera escono loro sicuramente convinti di poter ribaltare il risultato. Noi usciamo con questa sensazione di avremmo potuto chiuderla e non l'abbiamo fatto. Ma non l'abbiamo fatto perché noi siamo una squadra così, siamo una squadra che anche nell'arco della stessa partita ha alti, ha bassi, ha momenti in cui non si capisce se ci sono, se non ci sono. Eppure abbiamo fatto 4 gol. È chiaro che l'inferiorità numerica loro è stato un vantaggio enorme, ma io esco con la consapevolezza di non aver fatto abbastanza, di non aver fatto tutto il necessario. Ora andremo a giocare là da loro, hanno un pubblico, lo stiamo sentendo ancora adesso, un pubblico rumoroso, unito. Hanno una squadra che sicuramente ha delle idee di gioco. Stasera anche i 10 uomini hanno interpretato la partita nel modo più giusto, nel modo più intelligente, quindi vuol dire che il loro allenatore è molto in gamba, sa muovere i giocatori, loro corrono molto, si sacrificano pur non avendo grandi doti tecniche, anche se hanno fatto 2 gol di pregevolezza tecnica, entrambi, 2 tiri assolutamente molto belli. Però ecco, noi ci aspettavamo di più, ci aspettavamo un secondo tempo che chiudesse il discorso qualificazione. Passiamo un po' ai singoli. Maignan, che dire, io non so se i 2 tiri fossero imparabili, da qua è difficile riuscire a capirlo, li rivedrò meglio. Di certo 2 tiri nello specchio della porta, 2 gol. Florenzi ha iniziato male, poi insomma ha propiziato il calcio d'angolo del terzo gol, è uscito perché ha ammonito. Teo stasera poco. Gabbia e Kier male, Gabbia male il primo tempo, Kier male il secondo tempo, e anche Tomori che è entrato al posto di Gabbia nel secondo tempo. Insomma, non si può concedere 2 occasioni da gol allo Slavia Praga in superiorità numerica. Centrocampo, Rendes ha il merito di aver fatto il gol, però per il resto poco. Adli poco anche lui, molto lento, molto compassato, sempre pallone in orizzontale, non abbiamo mai trovato la verticalità. Pulisic e Loftus-Cheek secondo me sono stati i 2 migliori del Milan, oltre per aver fatto il terzo e il quarto gol, perché sono stati i più propositivi, quelli che ci provavano di più, quelli che provavano a andare dentro, a saltare l'uomo. Leao si è visto poco, è entrato in 2 gol. L'ultima azione, ecco, diciamo che il gol è molto farina del suo sacco, quindi qualcosina, diciamo, lui lo dà sempre nella partita, però io mi aspettavo che nel secondo tempo, sinceramente, bastava un attimino avere un po' di malizia, un po' di intelligenza, un po' di tattica, un po' di... Non riesco a uscire sereno e tranquillo dopo questa partita. E sono convinto che loro usciranno molto più forti da questa partita e noi invece usciremo un po' più deboli. Allora, sono sceso, ragazzi, per dar modo a chi sopra, gli steward che stavano lavorando, di poter terminare anche loro ed andare a casa. Sono qua sotto dove c'è rotta verso Dublino. Ci vorrà qualcosa in più, ci vorrà sicuramente una partita di ritorno più intelligente, più da squadra. Stasera siamo stati poco squadra. Non ho parlato di Giroud ha segnato, però per il resto mi è sembrato un po' in difficoltà, sinceramente. E adesso affrontiamo 48 ore praticamente, poi siamo ancora qui per Milan-Empoli. Vediamo come saranno le scelte del mister, vediamo chi sarà destinato ad uscire per far entrare inevitabilmente, non si potrà fare altro, chi è più riposato.
non sarà neanche quella una partita facile, perché oramai abbiamo capito che noi partite facili non esistono, non esistono neanche se siamo 11 contro 10 contro lo Slavia Praga, e quindi figuriamoci se possiamo considerare una partita facile la partita con l'Empoli domenica, stanchi oltretutto da una serata che poteva essere diversa, diciamo, poteva essere molto più serena, molto più tranquilla per come si era messa la partita, e soprattutto poteva spingerci a una partita di ritorno da affrontare in una maniera sicuramente diversa. Loro mi sono piaciuti tantissimo, per abnegazione, per voglia, per spirito, e noi in questo siamo mancati. Ci sarà qualche polemica, sicuramente domani ci saranno polemiche, perché insomma vedere la Roma che batte 4-0 il De Zerbi e noi stasera faticare così tanto con lo Slavia Praga in 10 sicuramente non ci darà modo, insomma, di evitarci critiche, polemiche, che sono anche giuste vista la prestazione. Il migliore in campo è difficile trovare il migliore in campo, però io dico Loftus-Cheek. Dico Loftus-Cheek perché mi è sembrato il più grintoso, determinato, oltre al gol, anche il cambio sinceramente non l'ho molto capito, se non in vista di domenica con l'Empoli mi sembrava quello più pronto e che aveva capito che era il momento giusto per affondare il colpo. Lui ha messo due punte, Jovic e Giroud, però insomma abbiamo creato solo quell'occasione, meno male, perché andare a Praga con il solo vantaggio di un gol sarebbe stato veramente terribile. La live uscirà domani mattina, 6:30, 7, vediamo un attimino, bisogna montarle tutto, sarà una live, un vlog più che una live, diciamo, quindi non perdetevela, e se vi è piaciuto ovviamente non tanto il Milan, ma vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale, la campanella per le notifiche, e che dire, godetevi la live, comunque è emozionante perché ci sono state tante emozioni, gol e via dicendo, San Siro è sempre spettacolare, certo vi confido che esco un po' con l'amarezza, avrei voluto uscire diversamente. Comunque, a domani, forza Milan sempre, dal vostro bandito, vi ricordo un like, grazie per far girare il video, forza Milan!